Mister Api, buonasera mister, ben trovato. Buonasera a voi, grazie. Mister, grazie per essere con noi. Oggi partita sicuramente dura contro quella che è la capolista, arriva questa sconfitta, come l'avete presa, anche cosa vi siete detti, perché purtroppo diciamo il vostro problema principale è che non si è riusciti a dare continuità in questo momento. No, vabbè, sì, intanto ringrazio la società bovalinese per l'accoglienza dateci oggi lì a Bovalino, sinceramente. Sapevamo che la partita era una partita tosta, affrontavamo una squadra importante, una squadra costruita per vincere, e si è visto perché è allenata bene da Mister Frasca, quindi nessun dubbio. Il nostro rammarico è che ogni domenica ci ritroviamo a non poter giocare queste partite con tutti gli uomini effettivi. Anche oggi mi sono presentato a Bovalino con Pellegrino e Castaldo, che si sono fatti male venerdì alla rifinitura, non li ho potuti fare giocare, avevamo preparato la partita in un modo. Infatti il primo tempo sinceramente è stato un primo tempo a senso unico per la bovalinese, e dove ha meritato sinceramente il gol del vantaggio, forse meritava qualcosina in più. Invece nel secondo tempo sinceramente è stata un'altra partita, abbiamo fatto noi la partita nel secondo tempo, abbiamo giocato da bagnarese e abbiamo tenuto in galla, abbiamo avuto subito l'occasione per il pareggio con Cotroneo solo a solo col portiere, non è stato bravo, e abbiamo tenuto la partita in galla fino al 98esimo, perché noi gol del 2-0 l'abbiamo preso al 98esimo, dove eravamo ormai tutti sbilanciati in avanti. Come se ne esce da questa situazione di altalena? Serve fare mercato o serve appunto recuperare semplicemente qualche uomo? No, allora sicuramente serve fare mercato, ma quello lo sappiamo la società, però serve anche recuperare qualche uomo importante, perché purtroppo è un'altalena in cui il calendario non ci ha dato nemmeno una mano, perché vedi anche domenica andremo ad affrontare il Valgallico, un'altra squadra spezzata per vincere il campionato, quindi volle spettacolo alla Scoppa di Soverato dove si sono affrontati. Quindi purtroppo se ne esce fuori solo col lavoro. Bene mister, grazie per essere stato con noi, una buona serata. Grazie. Grazie.